qua con Stefano e Tunde, la pluricampionessa europea di F350. Due parole con loro di questa gara e della prima manche vittoriosa. Ciao, la prima manche è andata bene, anche un po' male, ma alla fine vediamo la giornata. Siamo qua con Stefano, il proprietario del Tano Team. Adesso ci andrà a spiegare come funzionano queste barche che sono Formula F350. Buongiorno a tutti, questa è una barca dalla guida sdraiata, ha motori a due tempi di produzione artigianale. Questa categoria è una 350 cm cubici, funziona a metanolo, presa diretta, un'elica sola. La barca, questa nel caso è in legno, ma attualmente ci sono barche molto più competitive in materiali composito, fibra di carbonio e Kevlar. Ha una deriva per facilitare la svolta, sono barche che girano solo a sinistra. Deve avere un bulloncino di rottura di protezione in caso di sicurezza, che in caso di urto si sgancia e non va a creare danni ulteriori a imbarcazioni o piloti vari. Si guida sdraiati, come dicevo. Qui all'interno vediamo la manetta, che è l'acceleratore, il volante, con la mano sinistra si tiene l'acceleratore, con la mano destra sempre stretto il volante. Abbiamo strumentazioni di contagiri, GPS e telemetrie, e il manometro della pressione, che è di vitale importanza per verificare il corretto funzionamento del motore. Okay. Per partire, questa barca, essendo a presa diretta, senza marce, c'è un pedale che gestisce la lunghezza delle marmitte per alzare o abbassare il regime della coppia massima del motore, per poter facilitare partenza e curva. È una barca, come dicevo, che si gira solo da una parte, e come avete visto oggi purtroppo se c'è l'onda lunga non si può fare niente, perché è veramente pericolosa, perché salti sulla prima, ti infili nella seconda e molti sfortunati sono finiti all'ospedale.